Allora, volevo mettere in guardia dei contatti che ho che seguono questo certo Giancarlo di Tiamat, perché recentemente lui ha fatto una conferenza dove parla, insomma, del sistema e tutto quanto, no? Di sovranità, eccetera, eccetera, no? Però volevo farvi capire, visto che io ho un po' di esperienza, ormai non ci casco più, ne ho visti di cotte, di crude ormai, di venditori, diciamo, di alternative, no? Ed ecco, volevo farmi notare, perché io ho ascoltato tutta la conferenza, per vedere dove c'era l'inghippo, diciamo, no? Intanto, già vedendo il logo qua, diciamo c'è il sole, però insomma, il sole, la conoscenza e cioè diciamo l'elite che ci controlla pensa di essere Dio, pensa di essere tramite Lucifero, che è la conoscenza per loro si sentono in grado così, si pensano che possono controllarci tutto quanto, no? Però ecco, volevo far notare che anche lui, Giancarlo di Tiamat, non so, non credo sia il suo vero nome, perché lui è un free man, uno di quei free man, no? È il nome normale, diciamo, l'ha messo il sistema, quindi lui ha messo un altro nome, credo. Allora, volevo farvi vedere che anche quei pochi, diciamo, pecore che usano un po' la testa, non sono come l'80-90% dei zombie, no? Che qualsiasi cosa gli dicono ci credono, buonanotte. C'è una parte che è un po' più sveglia, no? E però casca in quest'altri, in quest'altre trappole, secondo me. Potete cascarci, non me ne frega niente, però io vi dico, se qualcuno magari ragiona un po', capisce forse che non sto dicendo cazzate. Allora, qui in un certo punto, nella terza parte di questa conferenza a Rimini, lui fa, dice, che praticamente mi conferma quello che è la stessa modo di pensare dell'elite, guys. Eh sì, guys. Ragazzi, ragazzi. Che loro si sentono Dio. Sentiamo. Una sentenza di una giuria di pari, uomini verso uomini, di giuria alla pari, è la voce di Dio in terra. Dio significa è Dio apostrofo io. Di apostrofo io, qui YouTube l'ha tradotto male, però ecco, se io avessi modo di spostare tutta questa finestra. Ah no, questo è lo transcript, non è la stessa cosa. Però dice, ecco, appunto, io lo faccio risentire un'altra volta, se vuole, di apostrofo io, È la voce di Dio in terra. cioè la voce dell'uomo, dice, è la voce di Dio. Di apostrofo io. Dio significa è di apostrofo io, siamo noi, se siamo parte se veniamo dall'assoluto siamo parte Dall'universo, dell'assoluto. se noi siamo l'universo, Dio è l'universo, Dio è la sedia, Dio è il fiore. Assoluto, quindi abbiamo il potere, poi vediamo che abbiamo quel potere che se sentenziamo la condanna arriva dall'universo. Capito? Questa è la solita roba, New Age, che ci cascano. Come ho detto, quei pochi percentuali, una po piccolissima percentuale di italiani, ma anche questo è un problema mondiale, diciamo, perché abbiamo un 90%, forse pure di più, di zombie totali, no? E poi quest'altri sono divisi tra pochissimi che credono in Dio, insomma, che capiscono l'importanza di credere in Dio, che altrimenti, se non abbiamo una specie di giudice superiore che con il quale, insomma, possiamo usare leggi che dicano, insomma, che senti, tu non sei Dio, se no altrimenti hai potere di vita di morte su di me, ma dobbiamo rispettare le leggi di Dio, altrimenti se l'uomo è Dio, le leggi che, mettiamo il caso che questa associazione bellissima qua con il logo della Padania, no? Questa è la stella a 6 punte, ragazzi. Se non avete occhi per guardare sta roba, cioè, Dio infatti dice di non usare
idolatria, no? Non usare queste stelle, questi loghi, queste cose. E quindi lui ha il sole, il sole, ragazzi, il sole sul logo qua. Come ho detto, il sole qua, bello, vette, chiaro, chiaro, proprio il sole, Horus, la conoscenza, Lucifero, chi ci controlla ha questa filosofia. Se pensano che Lucifero gli ha detto a Eva, no, mangia la mela perché così diventerete come Dio, grazie alla conoscenza e tutto quanto. Io non sto dicendo che noi uomini non dobbiamo usare la testa, però mai arrivare a pensare che sei Dio, perché altrimenti succede che... Che ne so, mettiamo il caso che loro prendono il potere, no? Diciamo, non lo vedo molto probabile, no? Ma non c'è un'oggettività. Loro non credono in Dio. E loro soggettivamente decideranno che tu sei una rottura di coglioni e te levano. Perché è tutto soggettivo, non c'è un'oggettività. Come con le leggi di Dio, no? E infatti la loro filosofia, il tutto esce fuori dai loghi, dalle cose che scelgono, da quello che dicono, quello che ho fatto sentire. E quindi è importante, insomma, capire l'importanza. Ecco, quindi dicevo, no, Lucifero ha dato Lucifero, quindi perché vediamo il sole ovunque Horus, no? Il sole proprio nelle chiese, ovunque, perché chi ci controlla se pensa che grazie a quello che ha fatto Lucifero, cioè che ha dato il dono della conoscenza, di non credere più in Dio, ha liberato l'uomo da secondo loro queste leggi ingiuste di questo cattivo Dio, no? E lui, guarda che ha messo il sole qua. E volevo anche... Così non ci cascate, perché anche questo è importante, questo aspetto qua. Lui ad un certo punto, a un punto certo, dice, vediamo un po' se ci riesco a cercare qua nel transcript, dice che aveva tipo un passaporto internazionale. Internazionale. Vediamo se esce qualcosa. Ups. Controllo un attimo, avrei dovuto fare prima questa. Vediamo un po' se esce qualcosa. Diritto internazionale, e che praticamente lui dice che noi che lui ha un passaporto internazionale, perché questa gente, ragazzi, si chiamano i free men, no? Che parlano di legge, no? E praticamente fanno credere alla pecora che se tu segui queste regole come liberarti dallo Stato, no? Tu potrai essere libero ad un certo punto, no? Perché lui dice che lui anche gira con questo passaporto internazionale 33 internazionale. Insomma, se lo vedete in qualche punto qua nella conferenza, lui dice che ha un passaporto internazionale e che lui non ha documenti, non ha niente. Io posso garantire, ragazzi, che gente come lui, per esempio, c'era il più famoso di tutti, è un certo. Com'è il nome di questo? È il canadese. Vediamo un po' come. Se mi viene subito, se no. Il nome. Insomma, questa gente, ragazzi, se riesco a... fammi pensare un attimo. Ce l'avevo stamattina il nome, mi è sfuggito. Vediamo un po'. Freeman. Morgan Freeman, non è proprio lui, diciamo. Non mi viene adesso il nome, però comunque in poche parole, ragazzi, adesso vi metto un altro che mi viene, Pilot Project.
Pilot Connection, Pilot Connection, negli anni 90 c'è stato il boom di questi venditori di Marsh, here it is. E qui ci sono le leggi che l'hanno intrappolato, l'hanno messo dentro questo, perché se diceva che vendeva agli americani un metodo per così non essere più tassati, no? Che Philip Marsh si chiamava questo. Non so se la registrazione si vede qua. Questo è uno. Vediamo un po', Philip Marsh. Vediamo anche Freeman, perché c'è quello col berretto, no? Famoso. Insomma, di questi tipi ce ne stanno tanti, che praticamente ti dicono: vai, accetta il mio corso qua, compra la mia roba, e anche tu potrai staccarti dal sistema e potrai diventare libero, no? Ma io ti posso garantire che lui in realtà è uno schiavo come te, esattamente come te. E non ti credere che semplicemente, infatti io così facendo quello che ti vende lui, tu potrai tutto ad un tratto così diventare libero, perché altrimenti l'avrebbero fatte tante altre persone. E io quello che volevo fare adesso, se ci riesco, no, farvi vedere proprio una rappresentazione grafica di quello che intendo, di come il sistema funziona in modo chiaro. Allora, qui abbiamo loro che ci controllano, ok? No, per capire che se tu hai questa conoscenza, no? Non cambia un cazzo. Qui c'è l'uomo. Sto disegnando col mouse purtroppo, quindi è una cosa un po' difficile. Tutta questa ricamata e bellissime leggi e conoscenze e cose che loro ti mettono davanti e tutti i giorni, che è il sistema che vediamo tutti i giorni, è tutta una cosa bellissima che loro hanno ricamato con leggi, cose, che fa funzionare il sistema, no? E non ti dice proprio chiaramente che tu sei uno schiavo, però quando qualcuno ci è arrivato a questa cosa che noi siamo schiavi e gli ha detto: ma guarda, questa è tutta una facciata che non c'ha senso, e loro gli dicono: questo è il livello 1 che si intramette, che usano loro per controllare te, no? Ed è quello che spiega lui. Però quello che non spiega Giancarlo di Tiamat è che qua dietro ci sono queste, che proteggono, che mantengono quella facciata, no? No? Quelle belle persone con l'uniforme nera, bellissima, The Order Followers, col cappello qua. Queste qua. Si capisce? Ci sono queste che reggono effettivamente questa cosa qua. Perché? Per dire, no? Negli anni 2000 è stato, perché è morto nel 2006 lui, c'è stato Auriti, no? Auriti, che praticamente ha denunciato. Auriti denuncia, nel senso che lui era intelligente, aveva capito, ha denunciato la Banca d'Italia, no? Tra cui il presidente di allora della banca, che era che poi è diventato anche presidente, no? Scalfaro, e anche un altro ha denunciato, no? E insomma va di fronte al giudice Auriti, no? E praticamente il giudice dice: ma bravo, tu sei intelligente, tu hai capito che questa facciata che abbiamo usato qua è tutta una facciata, però non ce ne frega niente, dice, perché effettivamente, vediamo un po' se, perché a lui effettivamente gli dicono: sì, bravo, hai scoperto che è tutta una facciata senza senso questo che abbiamo messo qua,
però siccome si è sempre fatto così, hanno detto a lui, a Auriti, purtroppo non... E quello ha detto, Auriti ha detto, oh, sai che c'è, e mo faccio la moneta mia, Auriti, e lui fece il CIMEC. Vediamo un po' se... Ecco, lui fece il CIMEC, questa moneta... E qui vediamo, il solito... la solita Fenice, poi qua magari anche lui era con opposizione controllata con l'ottagono qua, e vabbè, insomma, non si sfugge. E cosa succede? Nel paese dove era lui mise in circolazione una moneta senza debito, no? Che è di proprietà della pecora, la gente, e vennero questi uomini qui, questi uomini neri qua, con questi oggetti che ti fanno male, diciamo, e lo presero per l'orecchio e hanno detto: prendi, raccogliamo tutti questi pezzi di carta che hai messo in giro, e purtroppo si devono usare i nostri pezzi di carta, non i tuoi. Questo per dire, ragazzi, che se Giancarlo ti fa vedere questa facciata qua, e voi pensate che semplicemente capendo questa facciata voi a quel punto sarete liberi, no, perché c'è quest'altro livello che regge quella facciata. Ok, ragazzi. E secondo me il fatto che spingono alla grande qui in Italia è perché la gente un po' sì, è stupida e tutto quanto, però anche quel, come dicevo, no, c'è un 90% di zombie. Z che sta anche per quello che è russa, no? Zombie. Poi questo 10% è diviso tra, diciamo, veri cristiani, anche meno, pure meno. Veri cristiani. Poi ci siamo finti religiosi, altre robe così. E poi ci sono questi New Age, li chiamo io questi qua. New Age. Noi siamo l'universo, di apostrofo io, e quindi questo, insomma, la divisione. Perché ho fatto questa cosa qua? Ogni tanto c'ho dei vuoti, c'ho dei vuoti clamorosi, e quindi qui si gioca tutto, ragazzi, perché, e quindi anche loro, diciamo, ecco, questi new, anche i new qua sono bestie come le altre pecore qua, diciamo, perché non riescono a capire che noi abbiamo bisogno che sopra questi bambini, perché purtroppo l'essere umano non è in grado e sveglia abbastanza da governare se stesso, dobbiamo almeno mettere un'entità, anche se tu non ci credi che ci sia un Dio, ci deve essere, perché altrimenti il più forte ti controllerà sempre, no? E quindi questo è quanto. Vediamo, speriamo che qualcuno, non spero proprio, perché siccome quello che può capire il mio messaggio è questa piccola percentuale qua. Nel senso, non mi aspetto mai che uno che gli piace, che qualcuno gli dice: ah, ma noi non abbiamo bisogno di Dio, non abbiamo bisogno di niente, noi siamo Dio. Purtroppo non capisce che l'uomo non è maturo abbastanza per fare questa cosa qua. L'uomo è bacato, no? Come si dice? It's bugged, è fallato in testa, purtroppo. E non può, magari a te, magari tu pensi che... Ma anche il più perfetto degli uomini comunque ha dei momenti che cede alla carne, alle tentazioni, a tutto, no? E quindi non... dobbiamo per forza, è come una specie di specchio Dio, no? Che ti fa vedere come le regole che ha messo Dio, diciamo, sono come un qualcosa che ogni volta tu puoi ritornare lì e, insomma, vedere se stai messo a posto, capito? Ci servono per forza, altrimenti come piano piano, insomma, l'uomo oggi sta modificando la costituzione, le cose, le leggi, quello che è normale, quello avverrà sempre se non si hanno leggi fisse. Okay. Insomma, Dio ci ha dato, potremmo usare quelle, no?
Ma no. E comunque sia, io non sono neanche, perché anche qui ci sono, io non sono neanche tutta questa gente che dice che dobbiamo aspettare Dio, non dobbiamo fare niente, perché, ma anche questo, perché verrà Dio e ci salverà. Ci sono anche questi che dicono che verrà Dio e ci salverà. Io non sono neanche con quelli. Io credo in Dio e tutto, e credo nell'insegnamento di Gesù, di quello dell'esempio suo e tutto. E magari ce ne fossero di gente che, insomma, si sacrificano, come ha fatto Gesù, insomma, per il bene e tutto quanto, no? Ma non c'è, siamo molto molto lontani da quello. Io penso che l'uomo, il Dio, ci ha dato il cervello, perché dobbiamo usarlo, insomma. Dobbiamo usare il cervello, e se noi ci aspettiamo che Dio ritorni e faccia, ci tolga da questo inferno, diciamo, se tu vedi un po' il futuro, cioè il passato e il futuro, cioè puoi prevedere il futuro, no? Che le cose vanno sempre peggio. E l'unica cosa che, come si dice, non permette a questi di proprio macellarci in questo momento, letteralmente, anche se lo stanno facendo con i zombie, con il 90%, è che, secondo me, la chiave è l'America, che ancora ha questi oggetti qua, diciamo, no? E può difendersi dal bullo, no? Perché il bullo, te l'ho fatto vedere, no? Con Auriti, no? Gli ha fatto capire che sì, ho capito che questa è tutta una manipolazione. E quelli gli hanno detto: che vuoi fare? E gli ha detto: io faccio la moneta mia. Ok, e te veniamo a trovare con questi. L'unica cosa che capisce la bestia è violenza, ragazzi. Non puoi usare la testa qua con la bestia. La bestia capisce solo la violenza. Quindi, o fate come ha fatto Bill Cooper, insomma, che dice: a me non mi fai fare quello che vuoi tu. Infatti lui non le pagava le tasse. Se mi volete, insomma, prendere, io sono qua, bello, armato, tutto quanto, venitemi a prendere. E questa è la chiave, perché lui era credente anche lui credeva in Gesù, tutto quanto. Lui diceva: perché voi altre pecore che dite di credere in Dio avete così paura di loro? E se morrete, andrete a trovare Gesù, no? Allora, cioè, questa sarà una liberazione, no? Allora, perché avete tutta questa paura, pecore? Eh? Perché ce l'avete questa paura, pecore? Ed è questo, insomma, fine della mia presentazione. Devo dire che Giancarlo, cioè, io ero iscritto al suo, come vedete qua, io ero iscritto al suo canale YouTube, tutto quanto. Lui è molto simpatico, mi piace i video che faceva, tutto quanto. Però ecco, quando ha fatto questa presentazione, ho dovuto, insomma, mettervi in guardia su certe cose. Siamo comunque, la soluzione non è l'uomo, ragazzi, tutto qua. Ok, fermiamo questa cosa e salutiamo il niente.